Ciao, mi chiamo Andrea Lanzi, sono un tatuatore della provincia di Brescia. Faccio questo lavoro da una ventina d'anni e in questi anni mi sono specializzato in un tipo di tatuaggio molto colorato, una via di mezzo tra il tradizionale e il realistico, che io diciamo ho chiamato realitional, cioè che ha dei connotati puramente così solidi del tradizionale, ma con un interno e una, diciamo, una specifica del realistico, dove vai a evidenziare tutti i particolari di un soggetto. Questo tatuaggio è molto colorato, ha delle linee comunque di riferimento molto solide, in modo che nel tempo abbia la sua durata. Diciamo, la mia seconda passione, oltre al tatuaggio, è la scultura, che dopo, diciamo, l'accademia mi ha portato a realizzare diciamo delle forme appunto abbastanza particolari, penso, perché sono abbastanza provocatorie e hanno così un concetto molto forte alle spalle. Appunto per questo sono rimasto coinvolto nel progetto Vans in Carte, perché l'organizzatore della convention di Milano mi ha interpellato per realizzare praticamente la scarpa in gomma, in modo che possa essere tatuata dagli artisti. Le Vans sono state già dipinte, sono già state ribaltate in qualsiasi modo, però penso che questa operazione artistica sia molto bella da vedere e molto concettuale, cioè potrebbe diventare veramente una mostra d'arte a tutti gli effetti. Soprattutto poi quest'anno, che in convention ci sarà il live della performance, la fusion di tatuatori che faranno vedere direttamente come viene realizzata la scarpa. Cioè, entreremo proprio nel vivo e nel concetto della realizzazione della scarpa e del tatuaggio. L'anno scorso è stato un successo perché la gente è rimasta molto curiosa, però penso che quest'anno, con la scadenza del 20° anniversario della Tattoo Convention di Milano, l'interesse è ancora più alto e speriamo che quest'anno, insomma, l'Avance in Carte, la Tattoo Convention risulti un binomio artistico a 360 gradi.